Ciao amici di Fantapazzo, oggi vi presentiamo Marco Brescianini, nuovo acquisto del Frosinone, arriva dal Cosenza, è un centrale molto alto, 1,88, giovane, 23 anni, protagonista comunque con tre reti, ma non solo con quello, sei ammonizioni, non solo con quello, è stato protagonista comunque del discreto campionato del Cosenza, che poi comunque ha creato i playout, e però si è salvato. Cresciuto nel Milan, come vediamo, questa è la sua carriera al Milan Primavera. Poi ha girato, è andato al Cosenza l'anno scorso. Devo dire che mi ha un po' sorpreso il fatto di vederlo al Frosinone, nel senso che pensavo che potesse prenderlo qualche squadra di alto livello in Serie B, insomma, un Parma, una Cremonese, un Palermo, perché comunque era molto appetito dalle squadre di B. Arriva al Frosinone, arriva in Serie A. Non sarà facile perché comunque non me ne vogliono gli amici di Frosinone, ma la squadra per adesso è incompleta e quindi la Frosinone rischia comunque di fare un campionato di sofferenza, però insomma il mercato è appena iniziato o quasi, c'è ancora tempo per migliorare la squadra. Brescianini secondo me è un giocatore comunque che in Serie A ci può stare. Detto, poteva fare un'alta Serie B da protagonista, ma può fare anche una buona Serie A da protagonista. Chiaramente, forse lui è il tipo di giocatore perché lui comunque non è un è una mezzala di molto brava, molto forte anche nell'inserimento, forte fisicamente, anche con discreta tecnica. Quindi è un giocatore secondo me che ha grandi margini di miglioramento. Sono curioso di vederlo quest'anno nel Frosinone. Dal punto di vista fantacalcistico la situazione può essere diversa lì. Appunto, conterà è il valore della squadra, anche se come sapete i voti su Fantapaz non dipendono dal risultato, però insomma dipenderà. In generale comunque il Frosinone deve fare qualcosa di buono, poi comunque se Brescianini si mostrerà valido i suoi voti sicuramente saranno superiori, come ben sapete come funziona sulla nostra piattaforma. Vi faccio vedere la heatmap, che in realtà è molto Basta, cioè direi che è proprio emblematica, non ha tante chiazze rosse, pur avendo giocato, vedete, tutte le partite, quasi tutte le partite, non ha tante chiazze rosse, ma ha tantissime chiazze gialle, il che vuol dire veramente copre tutto il campo, vedete, dalla difesa all'attacco. Qualche chiazza rossa ovviamente nella parte centrale destra, centrale sinistra, perché comunque lui si sposta più o meno da queste due parti, ogni tanto si porta anche al centro. Però veramente si muove ovunque e quindi non c'è veramente una parte dove ha fatto tanto tanto calore nella mappa, appunto, di calore, non, tranne appunto queste piccole zone, ma veramente poco. Non, è una heatmap veramente forse strana, però giusta per il tipo di giocatore che è. Ci andiamo a vedere qualche clip così parliamo meglio. Ecco la prima clip. Vedete qui nello spareggio, proprio nel playout, vedete come prende palla, dribbla due avversari, poi si porta al centro. Qui vedete che comunque magari si ferma, non tenta tanto il tiro. Questo poi vedremo in realtà un'azione dove però lì proprio chiamato a tirare e lo fa anche molto bene. Se devo trovare qualche difetto, sono che non ha il passaggio chiave, non ha l'assist. Non è comunque un trequartista, quindi uno potrebbe anche giustificarlo da quel punto di vista. Però vede poco la porta, secondo me. Ha fatto 3 gol, ne ha fatti sempre pochi. Secondo me è un qualcosa su cui può migliorare. Diciamo in proporzione potrebbe essere potrebbe diventare un piccolo Barella, secondo me. Poi chiaramente Barella sta a un livello nettamente più alto, ci è arrivato a un. Da parecchi anni ormai, lui comunque adesso si affaccia alla Serie A, quindi comunque mi rendo conto che è un paragone abbastanza azzardato, però insomma potrebbe essere quel tipo di giocatore che magari piano piano, se migliora anche da quel punto di vista, vedete che Barella adesso segna con buona regolarità, e lui è forse un tipo di giocatore di quel tipo che non ha le potenzialità, ma ancora non vede la porta, e quella è una questione anche molto mentale.
Vediamo se con Di Francesco potrà migliorare questo aspetto. Sarebbe utile per lui, per il Frosinone, per i tifosi del Frosinone e anche per chi poi magari lo prenderà in futuro. Qui un'altra bella azione, vedete che scambia palla, poi serve l'attaccante davanti e si butta nello spazio benissimo. Poi vedete che non mette una palla un po' strana, la palla viene respinta dal difensore avversario, poi questa palla un po' messa così non benissimo. Quindi si conferma, diciamo, che lui l'inserimento lo ha, vedete come è andato sulla fascia benissimo a cercare lo spazio, ad attaccare lo spazio, lo ha preso bene. Poi gli manca quella concretezza. Le qualità fisiche e anche quelle tecniche, come dicevo prima, ci sono. Manca però il passaggio chiave, il cross chiave, la capacità di guardare la porta. In questa occasione la porta invece la vede benissimo, vede la palla arriva in aria, poi viene servito dall'attaccante, dal compagno e poi va a segnare, tra l'altro calciando vedete, con grande coordinazione dal basso verso l'alto, un gol veramente molto bello con la spalla. Questo però è uno dei pochi. Qui si è posizionato bene, non poteva farsi esimersi dal tirare, però l'ha fatto bene. Se riuscisse a fare molti più tiri, molte volte trovandoci in questa zona di campo, insomma, al limite dell'area, tentasse maggiormente il tiro, secondo me, come avete visto, il tiro lo ha, non è che non sa calciare. Quindi deve essere un po' più, deve vedere un po' più la porta, secondo me. Questa è l'ultima clip. Qui vedete come si propone. Questo giocatore qui prende palla e poi viene sbilanciato. Però vedete con caparbietà non la mollava la palla. Comunque l'arbitro fischia il fallo. Lo andiamo a rivedere un attimo. Aveva un po' pasticciato, però poi comunque subisce fallo, quindi si vede comunque che è anche un giocatore che difficilmente vuole lasciare il pallone, questo ovviamente è positivo. Facciamo un po' le conclusioni su Brescianini. Secondo me è un giocatore, come dicevo appunto, che può fare molto bene nel Frosinone. È un giocatore che ci sta, un giocatore fisico. Comunque queste squadre, una squadra comunque col Frosinone che dovrà salvarsi, sì, ha bisogno di giocatori tecnici, giocatori veloci, come può essere Caso, come forse arriverà qualcun altro, però anche ha bisogno di giocatori di grande forza fisica che siano lì a cercare di fermare gli avversari, proprio per fare da schermo davanti alla difesa e poi lanciare i velocisti davanti. Quindi secondo me alla fine è stato un ottimo acquisto da parte del Frosinone. Sono molto curioso di vederlo perché è un giocatore che mi piace. Come ho detto, nella sua crescita forse sarebbe stato ottimo andare in un'alta Serie B, però vederlo in Serie A no, non è strano perché il giocatore è valido. Diventasse anche più concreto, quando si trova al limite dell'area, può fare veramente un salto e ambire anche ad altri palcoscenici. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Brescianini e se volete anche qualche altro video, chiaramente potete richiederlo nei commenti o dire quello che volete nei commenti e ci vediamo al prossimo video.